spento all'età di 79 anni improvvisamente nella sua casa di Verbania Luigi Terzoli, persona molto conosciuta negli ambienti economici e politici locali ma soprattutto nazionale. Nato nel 40 a Verbania, Terzoli ha legato il suo nome ad importanti incarichi, iscritto alla DC, è stato assessore e consigliere provinciale a Novara, è stato numero 2 del comitato di gestione dell'ex USSL 55 di Verbania a metà anni 80, è entrato nel CDA di Autostrade SPA, più di recente lo si ricorderà alla testa del CDA di Banca Popolare di Intra. È stato Terzoli a guidare a metà anni 2000 il passaggio verso Veneto Banca. Mercoledì alle 14.30 a Trobaso i funerali. Con la posa della prima pietra iniziato a 500 anni dalla costruzione della Vitaliana e il restauro dei castelli di Cannero, l'intervento è stato presentato dal principe e dalla principessa Borromeo Arese. Serviranno circa 3 anni di lavoro per trasformare la rovina romantica in un museo multimediale che verrà inserito nel circuito Borromeo sul Lago Maggiore e sarà accessibile alle persone disabili. Prospettive di collaborazione pure con le vicine mete turistiche svizzere. È un caso di rapina o furto con strappo quello avvenuto nel pomeriggio di domenica a Intra ai danni di una donna anziana. Secondo quanto ricostruito dalla polizia che indaga sull'accaduto, la signora stava camminando a piedi in via Volturno nella zona della Sassonia quando si sono avvicinati due uomini. Questi le avrebbero strappato la borsa e la signora sarebbe caduta a terra. Soccorsa è stata trasportata dall'ambulanza all'ospedale di Verbania dove le sono state riscontrate ferite guaribili in 7 giorni. Domodossola ha celebrato nel fine settimana i 75 anni della Repubblica Partigiana dell'Ossola. I lavori di Corso Ferraris hanno costretto gli organizzatori a modificare il programma della mattinata, dunque niente concentramento in piazza del municipio, il ritrovo è stato fissato in piazza Matteotti. Le note del silenzio, l'alza bandiera, gli onori e i gonfaloni presenti in piazza hanno segnato l'avvio della cerimonia. Sono stati i saluti ufficiali del sindaco e del presidente della provincia a dare il via alla manifestazione, poi l'orazione ufficiale di Gianni Oliva, lo storico, messo in guardia la piazza dal ritorno di derive totalitariste. Un successo, la seconda edizione di Gente di Lago e di Fiume, la 2 giorni che si è chiusa all'Isola Pescatori. Domenica giornata la scoperta della gastronomia di Lago con 11 postazioni di degustazione in collaborazione con i ristoranti isolani e con tanti chef ospiti. Tra questi lo stellato vegetariano Pietro Lehmann. Lunedì invece una giornata dedicata al dibattito e al confronto sulle acque dolci e poi festa delle giacche bianche e gran finale con la cena di gala.